Il Signore è con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. In quel tempo, chiamati a sé i suoi 12 discepoli, Gesù diede loro potere sugli spiriti impuri per scacciarli e guarire ogni malattia e ogni infermità. I nomi dei 12 apostoli sono: primo, Simone chiamato Pietro, e Andrea suo fratello, Giacomo figlio di Zebedeo e Giovanni suo fratello, Filippo e Bartolomeo, Tommaso e Matteo il pubblicano, Giacomo figlio di Alfeo e Taddeo, Simone il cananeo e Giuda l'Iscariota, colui che poi lo tradì. Questi sono i 12 che Gesù inviò, ordinando loro: non andate fra i pagani e non entrate nelle città dei samaritani. Rivolgetevi piuttosto alle pecore perdute della casa di Israele. Strada facendo, predicate, dicendo che il regno dei cieli è vicino. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Andiamo con ordine. Siamo partiti dall'essere fecondi. Abbiamo scoperto che perché la tua vita sia un dono di fecondità, hai bisogno di trovare la tua meta, che poi è la tua chiamata. E infatti, guardate, subito dopo Gesù chiama a sé i suoi 12 discepoli. Abbiamo visto ieri, no, che Gesù è uno che acchiara la sua meta. Lui ha ricevuto questa chiamata dal Padre. Ricordate, noi in Giovanni, nell'ultima cena, giunta la festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era giunta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. E continua a un certo punto, sapendo che era venuto dal Padre e a Dio ritornava, che era venuto da Dio e a Dio ritornava. Cioè, Gesù è uno che sa da dove viene e dove va. Tu dovresti sapere da dove vieni e dove vai. Che non è, vabbè, uno darebbe una risposta fatta, no? È chiaro che io vengo da Dio e vado a Dio. Sì, a parole non ci vuole niente di una cosa del genere. Ma il punto è, come sempre vi dico, no? Tu lo sai perché Dio ti ha messo al mondo. Questo è il punto. Tu vieni da Dio, ma in che senso? Cioè, Dio ha pensato a te. Perché ha pensato a te? Te l'ha detto mai Dio nel cuore a te, personalmente, perché t'ha fatto? Questo significa sapere da dove vieni, che vieni dal Padre, in questo senso qua. Cioè, è saperlo da Dio. E verso dove vai? Ecco, allora Gesù questa cosa ce l'aveva molto chiara. Ieri dicevamo quanto è importante questo per chiunque di noi, no? E oggi viene ancor più chiarito questo fatto, perché Gesù chiamò a sé i suoi 12 discepoli. Notate, li chiama discepoli all'inizio, ma subito dopo diventano apostoli. Infatti, per essere apostolo, cioè uno che è mandato, apostello in greco significa mandato, inviato, uno che c'ha una meta, perché sta meta gli è stata data, bene? Ma prima di essere apostolo devi essere discepolo, e questo non è molto scontato nella Chiesa, purtroppo, perché ci sono tanti apostoli che non sono discepoli, c'è gente che
appunto, si dà da sola un mandato, dice, vuoi fare quello perché mi piace fare quello, faccio questo servizio. Sì, ok, chi te l'ha chiesto? Te lo sei dato tu, ma c'è gente che fa tantissime cose. Sapete come li chiama Gesù questi? Dice, non vi ho mai conosciuti, ma come? Abbiamo profetato nel tuo nome, abbiamo scacciato demoni nel tuo nome, vi ricordate? È gente che ha fatto cose grosse, belle. Non vi ho mai conosciuti, andate via da me, voi tutti operatori di iniquità. Scacciare i demoni? Profetare? Parlare a nessuno? Sì, se lo fai di tua iniziativa, se è roba tua, è iniquità, perché non è fecondo. E vabbè, ma mo se ci mettessimo a parlare di questo è finita. Rimaniamo sul testo di oggi. I discepoli sono quelli che imparano. Bellissima questa parola meravigliosa. Discepolo è uno che ha un maestro e che impara. Che impara dalle cose, impara dalla vita. Allora tu sei uno che per essere mandato, per diventare fecondo, devi imparare. Devi sentirti uno che impara. Ma viene un momento, perché vedete, questo è il punto. Perché uno deve imparare? Che cosa deve imparare? Un mestiere? No. Pensate che io per predicare, per parlare come parlo, ho fatto un corso di dizione, non so, di vi devo dire di, non so manco come si chiama, veramente. E cioè, non è che tu devi imparare qualcosa da fare, no, tu devi imparare ad essere te stesso, ad essere quello che il Padre da sempre vuole che tu sia. Imparare il discepolato serve per scoprire la propria vocazione. È infatti interessante che torna moltissime volte su questo fatto. Il testo oggi è allappante, non so se ci avete fatto caso. Chiamati a sé i suoi 12 discepoli, poi dice i nomi, eccetera, eccetera. Questi sono i 12 che Gesù inviò, e già detto che ha chiamati. Poi li chiama apostoli, che significa inviati, chiamati. E questi sono i 12 che Gesù inviò. Cioè, sono capite? Ok, sì, va bene. E c'è una chiamata, c'è una scelta, c'è una decisione. C'è un nome. Perché sto fatto dei nomi? Semplicemente perché voleva, l'evangelista voleva riportare i nomi? Cioè, beh dai, vediamo chi sono questi qua. No? I nomi sono, perché tu hai un nome, il nome dice chi sei davanti al Padre. Il mio nome non è Fabrizio, Fabrizio è il nome che mi hanno dato mamma e papà, ma io so di avere un altro nome, il famoso nome scritto sulla pietruzza bianca nell'Apocalisse, a cui nessuno è dato di conoscere. Ma tu lo puoi conoscere perché è il tuo vero nome, che è esattamente il motivo per cui esisti, è il motivo per cui Dio ti ha chiamato. Tutti i santi, tutti i santi, se voi gli andate a chiedere, ma perché tu sei nel mondo, perché Dio ti ha messo al mondo, ti sanno rispondere subito. Mi viene in mente Giovanni Battista, io sono voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore. Se voi aveste chiesto a San Giovanni Paolo II qual è la tua chiamata, qual è il tuo nome, come ti chiami? Totus tuus, totus tuus, tutta la sua vita intorno a sta frase, quello era il suo nome. Andate a chiedere a Santa Veronica Giuliani, mi stanno venendo in mente così, Santa Veronica Giuliani, lei sapeva perfettamente chi era. Io sono la mezzana tra Dio e i peccatori, questa è la mia missione. Questo è il mio nome, questo sono io. E tutta la mia vita ha senso, è feconda, se io resto fedele a questo nome. Perché questo sono io. E questa è la mia strada. Questa è la mia meta. È tutta qui la mia vita. Vivo per questo.
San Francesco d'Assisi, il nostro serafico padre, va a riparare la mia casa che, come vedi, è in rovina. Tutta la vita di Francesco ruota intorno a sta frase, che poi ovviamente lì Dio Gesù gli indica un fare, ma attenzione, il nome non riguarda il fare, prima del fare riguarda l'essere, chi sei tu. Il fare è una conseguenza dell'essere, si direbbe, no? Agitur sequitur esse. Il fare, l'agire segue l'essere, l'agire è conforme all'essere. Quando l'agire è conforme all'essere è un agire che feconda, se no è aria fritta. Ecco, qual è il tuo nome? Qual è il tuo nome? Ma tu sai qual è il tuo nome? Mamma mia, guardate che può succedere che uno cammina da anni, ma non ha ancora scoperto la propria vocazione. Voi capite che dentro sto discorso è troppo riduttivo pensare che la vocazione sia sposarsi, farsi frati, suore. Quella è una modalità. Quanta frate ci sta sopra la faccia? Quanti mariti, mogli, sposi, padri, marea? Ma no, tu non sei, la tua vocazione non è uno stampino. C'è il tuo modo di essere padre, madre, sposa, sposo, frate. È il tuo modo di essere, che è solo tuo, che Dio ti rivela. Fino a quando non scopri questo, la tua vita non ha senso. E lo sperimenti, lo senti nel tuo cuore che non ha senso. Puoi anche, io questa cosa l'ho vissuta molto bene, molto chiaramente. L'ho vissuta perché, sapete, io sono entrato molto giovane in convento, ma nonostante avessi le idee piuttosto chiare, erano idee di un ragazzino che aveva ancora tanto da camminare e da capire. Nonostante io pensassi di aver capito tutto nella vita, di avere tutto chiaro, ero molto superbo. Quelli di voi che mi hanno conosciuto mi vedevano, sì, timido, timido, silenzioso, silenzioso, ma me la credeva, una frega, me la credeva, non avete idea. Mi sentivo superiore agli altri, ma non avevo capito un tubo di niente, ma proprio di niente, di niente, di niente, tanto che è subentrata la crisi, ed è stata una crisi lunga, di anni, crisi dovuta, era una crisi vocazionale, ma non nel senso che io avessi sbagliato vocazione, no, nel senso che sì, ok, soffrate, e quindi? Ma io non voglio essere uno qualunque, non mi basta. Se sto sulla terra ci sto per uno scopo, qual è sto scopo? E ho cominciato a gridarglielo a Dio, tu me lo devi dire perché esisto, perché mi vuoi, che mi si chiama da fa, che mi truen, qual è il mio nome? È interessante sto fatto che Gesù li inviò dicendo: non andate tra i pagani, cioè rivolgetevi alle pecore perdute della casa di Israele, della serie, chi sono quelli che devono essere raggiunti? I vicini, i primi che devono essere raggiunti sono i vicini, che così vicini non sono a quanto pare. Eccone uno, io mi reputo un convertito, ma sono convinto che non solo io, ma anche tanti altri miei confratelli, padre Guglielmo compreso, lo sapete bene, potrebbero raccontare la loro vita come quella di un convertito tardivo. Padre Guglielmo, lo sappiamo bene, grazie a Padre Pio, a un certo punto ha svoltato ed era già sacerdote da un bel po'. Ma io posso dire di me stesso anche questo. Io ero una pecora perduta. E tu chi devi raggiungere? Le pecore perdute. Perché i più lontani, guardate, sta cosa, mamma mia quanto mi è chiara, la vedo sempre di più, più gli anni passano, più mi rendo conto.
perché è successo a me questo fatto, per cui voi capite che da allora la mia vita è stata sempre quella di uno che ha voluto evangelizzare i vicini. I lontani poi arrivano da soli, non c'è bisogno manco che ci vai, vengono, perché i vicini riconvertiti li portano, e quindi non c'è manco bisogno che li vai tanto a cercare, non è un problema. Però quanto è vero sto fatto, che quelli più vicini sono quelli che credono di aver capito tutto, invece sono lontani anni luce dalla fede. Qua dentro tanti di noi potrebbero stare a sti livelli. A me la cosa che me l'ho già detta questa cosa, mi sembra che ve l'ho già detta, ma ve la ripeto di nuovo, la cosa che mi fa rabbrividire è vedere che persone che camminano da anni credono di non aver bisogno di fare percorsi di fede, perché dicono, ma per me che perché le tinga fa? E ormai, figurati, da mo che stinga è, che tinga capica che così. No, no, non hai bisogno di niente. Infatti, allora, tu sai qual è il tuo nome? Lo potresti dire? Tu potresti essere come Francesco Santa Maria Goretti. Santa Maria Goretti sapeva perfettamente qual era il suo nome. Lei sapeva di dover difenderlo, quel nome. Sapete che cos'è la verginità? La verginità è un fatto sicuramente fisico, ma è molto di più nelle scritture. Nelle scritture la verginità è la preparazione al matrimonio, è l'essere orientati al matrimonio e sapere che tu sei fatto per una fecondità e quindi tu proteggi, perché nella cultura ebraica è impensabile il rapporto prematrimoniale, capite bene? Manco, lontanamente. E perché tu difendi quella chiamata, sai che tu hai quella meta, quel matrimonio da custodire, e quindi tutto quello che è fuori di questo matrimonio lo butti via, lo togli, non c'entra niente, fuori, questa è la verginità. È avere chiaro il tuo nome, avere chiara la tua meta e difenderla a spada tratta. Non serve a niente la verginità fisica se poi non sai difendere la tua chiamata. E vabbè. Per cui Santa Maria Goretti ce l'aveva molto chiaro. Ma tu ce l'hai chiaro? Tu ce l'hai chiaro? Cosa devi difendere? Qual è il tuo nome da difendere, da custodire, da proteggere? Per la quale saresti disposto a essere fatto a pezzi? Perché ti possono togliere tutto, ma questo no. Perché questo è il senso della tua vita. Questo è il motivo per cui esisti. Ne hai la certezza di questo? Se non ce l'hai, scusami se sono duro e se sono deciso nel dirti questo, so di farti male, ne capite niente. Pure se so 40 anni che stai qua, la tua vita ancora non ha iniziato a fecondare nulla. Non evangelizzi nessuno. Tu hai un estremo bisogno di questo. Tutti ne hanno bisogno, io ne ho avuto bisogno, tutti ne abbiamo bisogno, se no la santità ce la scurdeme, capite? Perché la santità consiste in questo, nel sapere da dove vieni e dove vai, nel sentirti un inviato del Padre, vivendo una vita normale, ma che se vivi da inviato nel Padre, pur essendo apparentemente normale, normale non è, fai una strage. Hai un potere di scacciare i demoni, di guarire ogni sorta di malattia, dice Gesù. Perché quando uno già chiara la meta, quando uno già chiara la sua chiamata, quello che fa scaccia i demoni, guarisce. Mamma mia, capite? Strada facendo predicate, qui il verbo in italiano non è esatto. Perché noi subito pensiamo che dobbiamo fare le omelie, no? Che dobbiamo fare le predicazioni, non so, dobbiamo imparare a parlare. No, qui è annunciate, Cristo in greco è annunciare, dare un annuncio ufficiale. Che cosa? Che il regno di Dio è vicino? Cioè il regno di Dio
regno dei cieli è un'espressione tecnica che, siccome gli ebrei non potevano, qui è Matteo che scrive, siccome Matteo da buon ebreo sapevano che il nome di Dio era innominabile, e allora usavano un'espressione: il regno dei cieli significa Dio, annunciate che Dio c'è. In che cosa consiste quest'opera di evangelizzazione? Nell'aiutare le persone a vedere Dio presente nella loro vita. Non ci vuole niente a fare questa cosa qua. Ma lo puoi fare se tu sei discepolo, cioè se hai imparato a trovare Dio in tutte le cose tue, della tua vita. In tutte le cose. In tutte le cose significa nei momenti belli, nei momenti difficili, nei momenti di totale fallimento, dovunque. Cioè, quando hai scoperto il tuo nome. Perché quando hai scoperto il tuo nome, ti possono fare a pezzi. Tu resti in piedi. Perché sai da dove vieni e dove vai. Perché vivi da inviato dal Padre. E chi ti può togliere niente a te? Sai che sei suo, sai che gli appartieni. Sai che sei destinato all'eternità e che sei un dono. Quanto abbiamo bisogno, Padre, di questo? Ricordacelo sempre. Dacci un santo tormento, un santo tormento di cercare da te questo nome meraviglioso che tu ci hai dato. Donaci di invocarti, di cercarti, di gridare a te, perché tu ce lo riveli, perché soltanto così ci sentiremo realmente tuoi figli inviati nel mondo ad annunciare che tu sei vicino. Eleviamo a Dio la nostra preghiera. Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Illumina il Papa, i Vescovi, i Sacerdoti e tutto il popolo di Dio nell'interpretare i segni dei tempi e le urgenze della pastorale, cercando insieme nella preghiera risposte conformi al Vangelo. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Rinnova in noi lo spirito missionario e la comunione reciproca per seguirti con docilità e diventare testimoni della tua salvezza. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per intercessione di Santa Maria Goretti, proteggi i giovani perché non si lascino irretire dalla ricchezza come unico ideale della vita, ma ritrovino nel Vangelo il vero umanesimo e la forza per la donazione generosa di sé. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. O Dio, invia con abbondanza il tuo Spirito perché in noi siano fecondate le aridità, sanate le ferite e piegate le rigidità. Per Cristo nostro Signore. Amen.